Si mangia sempre di più nel nostro paese, anzi se siete archeologi sappiate che dove si passano cavi c'è lavoro anche per voi. Guardate il prossimo servizio di Fabrizio Feo. Edilizia pubblica e privata, grandi opere, realizzazione di servizi idrici, elettrici, del gas, hanno spesso danneggiato, nascosto, distrutto reperti. Da anni ci si sta più attenti e poi capita anche che la realizzazione delle infrastrutture riesca ad aiutare la ricerca archeologica. È quello che accade realizzando la rete digitale, tessendo un'enorme tela, svelando una miriade di segreti del sottosuolo. La dimensione e la pervasività di questa infrastruttura fa sì che in molti casi, quando andiamo a scavare per mettere la fibra ottica in tutte le città e i paesi italiani, da Aosta a Trapani praticamente, ci siano delle scoperte archeologiche anche rilevanti. Ne cito alcune: a Teramo abbiamo trovato uno scheletro di età neolitica, ad Aquino abbiamo trovato due tombe romane e a Palermo abbiamo scoperto, scavando, una canat, struttura idraulica che negli archeologi non pensavano fosse lì e di straordinaria rilevanza. A Piacenza, scavando, abbiamo trovato i resti di quelle che sembrano le mura cinquecentesche della città. Lavori di open fiber che a ogni passo si imbattono nella straordinaria ricchezza del patrimonio archeologico italiano. Altre scoperte sono state fatte a Matera, ad Anzio, una settimana e mezzo fa, e poi ci sono luoghi dove i ritrovamenti non verranno di nuovo sepolti. A Gela abbiamo trovato un'importantissima area archeologica protocorinzia dove c'era un cimitero di bambini. Abbiamo lavorato insieme alla sovrintendenza e abbiamo proposto di sostenere i costi della musealizzazione dell'area archeologica protocorinzia, che sarà realizzata in modo tale da farne un museo a cielo aperto dove le persone potranno camminare su quest'area che sarà interdetta al traffico, ma con delle lastre di vetro che consentono di vedere la necropoli. Lo sviluppo di questo piano, che tocca praticamente tutti i comuni italiani, circa 7.000 comuni tra città grandi, medie, piccole, piccoli centri dell'area interne, noi abbiamo delle necessarie, ovviamente doverosi rapporti con le sovrintendenze e in migliaia di casi chiedono la sorveglianza archeologica. Quindi in questo momento credo che siamo forse tra i maggiori datori di lavoro di archeologi che presidiano i nostri cantieri, verificando che negli scavi tutto funzioni e avvenga a regola d'arte e se vi fossero, vi sono, in molti casi vi sono delle scoperte, queste vengano tutelate nel modo migliore. Non abbiamo in realtà pensato di fare un catalogo delle nostre scoperte, che poi viene fatto ovviamente puntualmente dalle sovrintendenze, però è vero che stiamo pensando con una struttura nuova di carattere digitale e informatica di fare una sorta di archivio che non esiste, ci sono molte strutture anche pubbliche che lavorano a questo, di fare un archivio del sottosuolo, delle infrastrutture che crediamo possa essere utile non solo a noi, magari può diventare anche uno strumento utile per altre società. Insomma, una raccolta di